Ciao amici da DJ Mister. Quindi oggi sotto la lente una casa nuova. Oggi in testa ho un ricevitore Bluetooth 4 di questa casa. Qui c'è il sito internet www.xmpav.com e mi ha sorpreso per la durata della batteria, nonostante sia il dispositivo sia davvero davvero molto piccolo. Allora, andiamo a vedere l'interno della confezione, contiene la manualistica e le specifiche tecniche del prodotto, un cavo USB, micro USB per ricaricare il ricevitore, una presa, un cavo abbastanza lungo, pin jack da 3,5 per collegare via filo al prodotto che vogliamo andare a interfacciare, poi c'è questo piccolo pomellino in acciaio per quelli che non vogliono fili, insomma, vogliono collegare direttamente il ricevitore in un punto ben preciso e senza avere dei fili nel mezzo. Il ricevitore è completamente in plastica, vedete, molto piccolo, una finitura simile argento, buona la costruzione, e vi parlo adesso della parte hardware. Abbiamo una micro USB per ricaricare il dispositivo, una pin jack, un'uscita aux, insomma pin jack da 3,5, quella che possiamo utilizzare con i vari cavi in dotazione, un microfono e dei tasti del volume per alzare e abbassare appunto il volume direttamente dal ricevitore. Faccio un po' di confusione perché ne testo diversi. Io l'ho utilizzato per 3 giorni, avevo già utilizzato un altro prodotto simile di un'altra casa, quindi l'ho testato per 2 o 3 giorni, ho visto che comunque è un buon prodotto. La batteria, proprio per quello dicevo, è durata, ha fatto un utilizzo abbastanza intenso, mi è durata per tutto il periodo, ancora devo ricaricarla. Sul centrale c'è un tastino che permette, oltretutto, come abbiamo visto, essendo dotato di microfono, di rispondere alle chiamate oppure di far partire, mettere in pausa gli MP3, la musica, insomma, che abbiamo sul telefono o sul nostro MP3 che vogliamo andarci a collegare. È dotato, come detto, di un Bluetooth 4.0, quindi la massima limpidezza di trasferimento, non ci sono frusci o problemi di sorta. Io vi faccio vedere come si accende, così mi mostro il LED. Al primo, diciamo, accoppiamento a un prodotto esterno lampeggia blu e rosso, poi una volta che si è collegato via Bluetooth c'è un lampeggio sporadico, insomma blu, che ci dice che noi siamo riusciti a collegare il dispositivo tramite Bluetooth. Diventa rossa anche questa lampeggia rossa quando inizia a scaricarsi la batteria, quindi la dobbiamo ricaricare. Questi dispositivi, io già l'ho detto in precedenza, sono assolutamente consigliati. Per un costo davvero esiguo si possono fare una miriade di cose. Io ne parlai in un altro video, che con uno stereo, chi non ha la possibilità di avere un kit viva voce integrato sul modello di auto, basta collegare, se lo stereo è dotato di una presa aux esterna, basta collegare questo dispositivo per renderlo assolutamente un prodotto più performante sotto l'aspetto di collegamenti. Possiamo veramente sentire nell'auto i nostri brani che abbiamo sullo smartphone, sul nostro MP3 tramite Bluetooth. Ma la cosa più importante, che a me aveva stupito appunto quando utilizzai per la prima volta un prodotto del genere, è quella che si riesce tranquillamente a trasformare uno stereo all'interno dell'auto in un kit viva voce, quindi possiamo rispondere direttamente, possiamo ascoltare direttamente la telefonata dalle casse dell'auto per una
funzionalità per me fantastica, lo ripeto perché diciamo io ho integrato un Bluetooth in macchina, ma se avessi avuto la macchina precedente questo dispositivo assolutamente l'avrei acquistato. Con questo io vi ringrazio DJ Mister 15, vi dà appuntamento alla prossima videoprova.